Una folla oceanica ha invaso questa domenica le strade di Minsk. Chiede al presidente Lukashenko di andarsene, chiede il rilascio delle migliaia di persone arrestate dall'inizio delle proteste, chiede un paese normale, lo stop della repressione brutale. Vorremmo che il nostro paese fosse libero, vorremmo elezioni libere e oneste, vorremmo avere la libertà come vediamo in altri paesi europei e non è possibile adesso con il nostro attuale presidente. Lukashenko, rieletto in elezioni considerate farse il 9 agosto, è a un bivio. Ha chiesto aiuto al presidente russo Putin, che si sarebbe detto disposto a mandare rinforzi militari. Mentre i contestatori invadevano le vie delle principali città e i contadini scioperavano nelle campagne, Lukashenko è apparso davanti a un gruppo esiguo di sostenitori. Se perdete il vostro primo presidente, sarà l'inizio della fine. Ma sa che non può continuare torturando gli oppositori nelle carceri, che l'Europa si prepara ad altre sanzioni, che la pressione è troppo forte. Quello che sta accadendo in questo momento era impensabile fino a poco tempo fa. Migliaia di persone che prendono il viale principale qui a Minsk marciando proprio davanti al quartier generale dei servizi segreti. Le foto dei manifestanti con addosso i segni delle percosse hanno fatto il giro del mondo. In piazza ci sono stati due morti e questo fomenta la protesta. Noi diciamo giù le mani dai nostri figli, dai nostri cari, dai nostri concittadini. Vogliamo che tutti i responsabili di ciò che è accaduto siano accusati in tribunale. Dall'inizio delle proteste si parla di circa 7.000 arrestati, oltre 1.000 dei quali rilasciati. Non c'è famiglia che non sia colpita da questa tragedia, c'era molto sangue, c'erano torture nei centri di detenzione e qui si vede il risultato, le persone sono qui, lunga vita alla Bielorussia. È praticamente impossibile prevedere cosa accadrà in Bielorussia. Un intervento militare russo sembra difficile, allo stesso tempo le autorità di Minsk rifiutano ogni tipo di mediazione da parte dei paesi vicini, anche se le manifestazioni di piazza non accennano ad arretrare.